Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, i Travaiot del Castel. Oggi breve video su come andrò a montare la serratura della porta della cantina. Spero che i video precedenti vi siano piaciuti. Con le arance abbiamo finito, quindi campanella per essere aggiornati sui nuovi video. Mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale, che è gratuito, quindi non dovete sborsare un centesimo, non abbiate paura. Vi faccio vedere subito cosa andrò a montare. La serratura è questa. Eccola qua. Classica serratura da cantina, da portoncino, semplice semplice, della Welka, quindi Made in Italy. Allora, purtroppo il buco della vecchia serratura è piccolino, quindi adesso con un po' il Dremel, un po' col trapano, andrò ad allargare il buco e successivamente andrò a fissarlo. E quindi, boh, questo è un lavoro molto semplice e veloce, per cui partiamo subito così, tolto il dente, tolto il dolore. Allora, per prendere bene le misure, allora, queste serrature si possono sbloccare anche dall'interno, quindi basta alzare questo perno e, come vedete, la serratura si sblocca. È anche una questione di sicurezza. Allora, quindi, dato che noi abbiamo la chiusura in questa posizione, allora questo va montato così. Allora vado a fare il segno dove mi serve. Quindi alzo qua, spingo, blocco, la misura, ok, dovrebbe essere qua. Ok, legno segnato. Allora, come sempre, qualche inghippo c'è, piccolissimo, però mentre levigavo col Dremel ho notato che c'erano dei chiodi qua dentro, quindi mi hanno rovinato pure un tondino di carta vetrata del Dremel. Quindi con questo bellissimo aggeggio arcaico e qualche martellata andiamo a rifinire meglio e a scavare meglio qua dentro, perché mannaggia. Vediamo subito se non abbiamo fatto giù tornate. Così. Prima parte fatta, adesso viti e fissiamo. Allora, per fissare ovviamente uso le viti che ci sono già in dotazione con la serratura. Addirittura la serratura è completa, infatti c'è anche in teoria, se noi non avessimo avuto questo, il suo attacco al muro. E poi, per la parte estetica, questo qua per l'esterno, e poi le viti in dotazione, viti per legno ovviamente, che sono queste. Allora, per fare un lavoro preciso, mi prendo anche la mia bella bolla, smogliamo un cicino in questo. Allora, sono 4 viti più lunghe e poi 2 viti più piccoline per la parte di qua. Ma mi raccomando, quando si fanno questi lavori, essendo il legno vecchio, quindi pieno di umidità, non sforzare le viti. Appena arrivano in fondo, boh, fermatevi. Allora, ecco qua la nostra bella serratura. Adesso facciamo la prova. La chiave l'avevo già preparata secoli fa, vediamo se tutto funziona. Praticamente, essendo molto lontana
devo fargli fare tutti i 5 giri, però direi che è una serratura veramente perfetta. Direi che anche per oggi missione compiuta. I travaiò del Castel vi salutano. Vi aspetto nei prossimi video. Mi raccomando, mi piace, iscrivetevi al canale e la campanella per tutte le nuove avventure. Vi ricordo, per finire, che ho aperto anche il canale TikTok dove potete trovare un po' di tutto. Mi raccomando, vi aspetto anche di lì. Ciao a tutti!